Un viaggio in treno d'epoca per riscoprire i paesaggi incontaminati e i centri più suggestivi dell'Abruzzo interno, unendo al fascino dei paesaggi naturali i sapori dei prodotti tipici della gastronomia nostrana. È stata una giornata intensa, nonostante la pioggia insistente, quella organizzata dalla condotta di Slow Food Abruzzo, presieduta da Eliodoro Dorazio e dell'associazione Le Rotaie, che durante l'anno promuove viaggi in treni d'epoca per valorizzare una linea, la Sulmona-Carpinone, chiusa dal 2011, puntando ad una sua valorizzazione turistica. Partendo ieri mattina alle 9 da Sulmona, la Transiberiana d'Italia è salita fino a Roccaraso, tornando a valle nel tardo pomeriggio. A Palena, la prima fermata con degustazione della venticina del Vastese e dell'olio d'intosso. Altra sosta a Roccaraso con salumi e prodotti caseari dell'Alto Sangro e di Anversa degli Abruzzi, presentati dall'Istituto Alberghiero. A Campo di Giove, il culmine della giornata tra panorami stupendi e delizie per il palato, con tagliatelle e cavatelli gustati con fagioli, tutti di produzione locale. Sta gustando gnocchetti? Sì, noi cavatelli ho preso. È la prima volta che lei partecipa a questo viaggio? Sì. Come l'ha trovato? Bene, purtroppo il tempo non aiuta, però ci ritorneremo quando ci sarà una giornata. È comunque interessante il paesaggio. Sì, 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 sicuramente. Che cosa sta apprezzando fino adesso di questo viaggio di più? Che cosa le piace? Devo dire tutto, è stata una bella esperienza, una bella sorpresa. L'olio d'intosso com'è? Tutto il cibo, ottimo. Ottima l'organizzazione, devo dire molto bello. È un binomio sicuramente molto apprezzato, vincente, perché va ad abbinare la bellezza di un percorso tutelato ormai da qualche anno grazie all'iniziativa della Fondazione Ferrovie dello Stato con tutte le eccellenze enogastronomiche della nostra regione e quindi le varie stazioni che oggi toccheremo in questa giornata con oltre 400 viaggiatori, diciamo, si apriranno con tutti i presidi Slow Food, una giornata appunto che in perfetto connubio tra il turismo lento e il mangiare lento. Abbinamento turismo lento, cibo lento, questo è un po'. Sì, se vogliamo fare una battuta, sì, sicuramente tutto si abbina, anche perché con il treno, viaggiando lentamente, in carrozze dove ci sono più persone, si riesce anche a dialogare, quindi a socializzare, cosa che sembra persa in epoca di social, giocando con le parole. E quindi anche l'occasione di poter raccontare, come stiamo facendo noi nei vari vagoni, quelli che sono i nostri progetti di Slow Food. Il progetto più importante è quello dei presidi, e gli amici dell'associazione Le Rotaie, di raccontare il perché fanno questa attività per mantenere in vita questo treno. Poi il ritorno e l'ultima sosta a Pettorano per una merenda con ciambelle al miele. Oltre 400 viaggiatori provenienti da ogni parte d'Italia, soprattutto romani, napoletani, pugliesi e marchigiani, e dall'estero, tra i quali un gruppo di una sessantina di polacchi e un piccolo gruppo di brasiliani. Ad animare il viaggio con canti popolari della tradizione abruzzese è stato il gruppo dei Lupi della Maiella.